Certamente Bonagia, il Borgo Marinaro, è un luogo in cui va preservata la storia, la memoria, e la specificità di questi posti. Noi abbiamo creduto sin dal primo momento nel recupero di queste imbarcazioni perché era un punto importante del mio programma elettorale. Devo dire che tanti sindaci si sono imbarcati in questo progetto. Noi oggi possiamo affermare con certezza che ci siamo riusciti. I lavori stanno andando avanti, fra qualche mese termineranno e finalmente abbiamo recuperato un patrimonio storico e culturale che appartiene a questo territorio, che appartiene a Bonagia e che appartiene a Valderice. Le barche saranno spostate da qui a Piazza Donnara. Questa area, la scelta di questa location, ha suscitato un po' di polemiche, qualche critica. Ecco, cosa possiamo dire? Perché le barche devono andare da quel lato e non stare qua? Ma questo intanto è un progetto concordato con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani che ci ha autorizzati a recuperare queste imbarcazioni e allocarle a Piazza Tonnara. Uno per motivi di impatto ambientale e perché abbiamo da rispettare quella che è la fascia di rispetto dei 150 metri dove vige l'inedificabilità assoluta. Due, perché queste imbarcazioni devono correre al riparo, come si suol dire, e essere allocate sotto una pergotenda dove verrà realizzato un polo museale. L'obiettivo non è soltanto quello di recuperare queste imbarcazioni, ma è anche quello di metterle a sistema, di renderle alla comunità valdericina, ai turisti, ma soprattutto ai giovani, agli studenti di questo territorio, perché devono sapere la storia che queste imbarcazioni rappresentano per Bonagia e per Valderice. Tanti Tonnaroti, tanti Rais hanno lavorato su queste imbarcazioni. Io credo che se oggi fossero in vita ancora Isolina, il Rais, i Carpitella e tante altre persone che hanno lavorato su queste imbarcazioni oggi sarebbero felici, però abbiamo le loro famiglie, abbiamo i loro eredi che hanno compreso bene il valore di questo recupero di queste barche. Noi non vogliamo su questo progetto e non abbiamo voluto mollare e ci siamo riusciti perché era un obiettivo, come ho detto prima, che la mia amministrazione ha voluto portare avanti fino in fondo. Le polemiche sono sempre fine a se stesso. Qualcuno ha provato a fare qualche polemica sterile, ma è stata subito stoppata perché ho incontrato, come è giusto che sia, le associazioni, i cittadini liberi, spiegando la bontà e la volontà del progetto, che deve essere un progetto sovracomunale, un progetto che deve puntare ad intercettare i turisti per rendere Bonagia a questo luogo, il Borgo Marinaro, un luogo d'eccellenza così come vogliamo che sia.